la valorizzazione della tipicità regionale delle pizze. Diciamo, l'idea originale di questa manifestazione è questa. Quello che è stato da sempre un elemento di discussione, qual è la pizza, qual è l'area che ha il doc della pizza. Beh, in realtà qui si assume una linea che è di esaltazione delle tipicità che questo prodotto ha finito per assumere nel corso dei decenni. È evidente che la pizza originaria è quella di Napoli, quella che voi conoscete, la pizza morbida, quella che si chiude a Vibretti. Ma nel corso di questi decenni si sono andate affermando tutta una serie di tipologie che ormai caratterizzano le pizze su base quasi regionale, in qualche caso anche provinciale. La pizza salernitana, come sapete, è completamente diversa, ha la base che è consistente, non è morbida, moscia, ha una base che è più di tenuta. Abbiamo altre tipologie di pizza che hanno uno spessore maggiore, non hanno lo spessore estremamente sottile che ha la nostra pizza. Abbiamo tipicità, vedo Sicilia, terra d'amori e di sapori. Rendiamo onore alla Sicilia, che è sicuramente la prima regione d'Italia quanto a gastronomia e dolci. Obiettivamente la Sicilia è al top nel mondo, io credo. Allora, questa idea semplice ma rispondente a quella che è la realtà e la ricchezza del nostro paese ha consentito di mettere in piedi una manifestazione che ha nella valorizzazione delle tipicità regionali la sua caratteristica essenziale. Per questo Expo Pizza, cioè è un'esposizione, una valorizzazione delle diverse tipologie di pizza, e questo significa una esaltazione delle qualità. Il secondo aspetto è questo: ci sarà un confronto nelle produzioni anche di chef dedicati alle pizze, di pizzaioli professionisti specializzati in questo ambito. Avremo, credo, Carminuccio, mi diceva Franco, che sarà il presidente autorevole della commissione che poi aggiudicherà i riconoscimenti per le pizze che saranno premiate, le eccellenze che saranno premiate. E anche questo, diciamo, è un elemento di grande interesse, oltre che di legame con il nostro territorio.